Fabri Fibra, coño. Otra vez, tronco, me cago en la puta. Otra vez en la puta calle. Si es que Fibra eres el peor de los peores, maricón. Joder, tronco, tanta marihuana no va a dejar en la calle todos los días, hostia. Es que no puede ser. Ecco perché ci sbattono fuori da questo locale. Non lo vedi che se entri con me ci sbattono fuori da questo locale. Che se fumi che se vedi con me ci sbattono fuori da questo locale. Ho lo sguardo che è d'un menomato e mi vesto come giovanotti pensionato. Ma non sono come lui, non sono sposato con una che va con altri. La mia ragazza quando m'ha lasciato ha premuto sul mio nome e l'ha resettato. Ma quando ho visto dove ha parcheggiato con i pantaloni giù mi sono avvicinato. Ma la madre che m'aveva pedinato arriva urlando: lasciala in pace malato. Non lo capisci, sono frustrato che facevi la tua stop e non t'ho colpato. Quando ero piccolo sono annegato e ora giro come un ologramma proiettato. Devo ridurre un mondo brevettato in mille pezzi come un aereo dirottato. Ma non vedi che sono spiantato dopo che respiri la pasticca che ho schiacciato. Vibra, chiamato un'ambulanza per Fabri Fibra. A questa ragazza che fa la diva le faccio fumare al baraglio attiva. E poi ci scambiamo un po' di saliva in mezzo alla pista che c'è saliva. Io mi nascondo con la refurtiva. Io sono la merda che porta sfiga. Resti nell'ombra della mia sigla. Doppia F come frena di figa. Andiamo in bagno e ci facciamo una riga. Così cambiamo pelle come Litfiba. E visto che ci siamo ti lecco la figa. Ma cadi a terra e ti rompi la tibia. Ecco perché ci sbattono fuori da questo locale. Non lo vedi che se entri con me ci sbattono fuori da questo locale. Che se fumi che se bevi con me ci sbattono fuori da questo locale. Da questo locale, da questo locale. Ci sbattono fuori da questo locale. Di ragazze ne vedo a decine. Ciao, come stai? Siamo due cugine. Ci passano i bicchieri con le bollicine. Ci chiamano le canne e le barboncine. Dai, andiamo che facciamo le storie a cine. C'è la canna che puzza sui dei concime. E la mia sborrata sulle poltroncine. Ridi in faccia al butta fuori della fine. Ecco perché ci sbattono fuori. ¿Italia sois todos tan payasos o qué, tronco? È che penso che tu abbia dei problemi interiori a te. Se metti che questa qui è la tua responsabilità, devi romperla in due, Fabrizio. Io ho rimasto 5 minuti anche perché questa storia delle voci. Io, che dottore, senti delle voci. Io le voci le sento. Delle anche voci. Adesso sento ma delle voci. Cosa ti dicono? Dottore, io sento delle voci. Io le sento delle voci. Se vuoi dire lasci il lavoro, io sono il dottore, adesso lascio il lavoro, poi come pensi di campare con la musica? Io non oddio. Senti, sono il prossimo cliente. Stavo parlando, sì. Ma cosa fai Fabrizio? Ma ti conoscete? Ma sì, mi ha lavorato nell'azienda, dai, il mio dipendente, sei licenziato, ha avuto una disputa. Ma fai adesso, Fabrizio, fai? C'ho una copia anche qua, gliela do, guarda, tengo. È il mio ultimo lavoro, sì, veramente. Ma guarda, lo faccio sentire a mio figlio, Buffrino, sicuramente gli piace. No, va bene. Non è una situazione che si deve creare, comunque. Ma ho fatto un po' strano, vedi, sei licenziato. Dai, non importa, ci vediamo anche perché è andata a fanculo. Ma questo è un tipo un po' strano, veramente. Sei licenziato, sì, vuol fare la musica, uno può vivere.